Buongiorno, vi diamo il benvenuto dalle Lune Fitness a Silvi Marina. Noi combattiamo la calura estiva con l'attività fisica. Oggi insieme a Marzia e Antonio, buongiorno. Con una vista mare spettacolare che poi il nostro Alberto Capo ci mostrerà. E ci occupiamo di una parte del corpo che sta molto a cuore, soprattutto a noi donne, i glutei, vero insieme Antonio? I bacini femorali. Vediamo, allora Marzia è pronta per mostrarci l'esercizio. Che si chiama lo stacco a gambe tese, lo spieghiamo bene. Marzia afferra il bilanciere, lo porta in posizione, lo allontana dal corpo, fa un'estensione con l'anca perché l'esercizio è quello e va giù, tornando su e avvicinando le cosce al bilanciere, contrariamente a quello che si vede fare spesso. È un esercizio per l'estensione dell'anca che coinvolge molto i glutei e i bicipiti femorali, ma nello specifico tutta la catena cinetica posteriore, compreso i lombari, gli erettori spinali, oltre all'isometria nel tenere il bilanciere. Quanti chili sta sollevando Marzia? Marzia sta sollevando 20 kg, ma è solo dimostrativo, si possono usare carichi più importanti per renderlo efficace. Io chiedo sempre se ci sono controindicazioni per la schiena. Sì, per esempio, hai fatto benissimo, perché per esempio Marzia sta eseguendo lo stacco proprio a gambe tese. Non tutti hanno la sua elasticità e la sua robustezza in zona lombare, quindi molte persone sarebbe indicato piegare, flettere un pochino le ginocchia. Se riesce a flettere le ginocchia si sgrava il lavoro che si fa sui lombari e sulla bassa schiena. Quante serie bisogna fare? Poi dipende sempre se se ne fa un uso l'agonista, la persona normale. 4 serie da 12 ripetizioni con un minuto di recupero sono sufficienti a renderlo efficace. Per chi è a casa, variante domestica di questo esercizio? Lo si può eseguire nella stessa identica maniera utilizzando o una borsa piena di libri o il fardello d'acqua o le bottiglie d'acqua. Si può usare un sovraccarico che si ha in casa, che hanno tutti hanno praticamente, però l'esecuzione tecnica non cambia, è questa. Grazie ad Antonio, grazie a Marzia, vi salutiamo dalle Lune Fitness e noi andiamo al ristorante insieme alla dietista Marina Manieri. E buongiorno alla dottoressa Marina Manieri, buongiorno. Ben rivista, sempre dalla location di Alusea Bistrò. Vediamo altri piatti raffinati. Ieri avevamo i crudi, oggi gli antipasti freddi cotti però. Sì. Allora, dottoressa Manieri, qual è la particolarità di un antipasto freddo? Allora, generalmente la particolarità che accomuna tutti questi piatti è quella della modalità di cottura, cioè essenzialmente questi sono alimenti o bolliti o cotti in umido. Queste due modalità di cottura hanno qualcosa in comune, cioè il fatto di essere tutte e due modalità che mantengono l'alimento piuttosto leggero e condibile poi a crudo. Infatti possiamo vedere come in tutti questi casi sono accompagnati da dei vegetali, anche da delle gustose salsine, per esempio questa è di carote e zenzero. E questa modalità di cottura caratteristica rende appunto l'alimento un sacco digeribile. Ma qual è la differenza tra cottura in umido e bollitura? Che nella cottura in umido si mantiene il liquido di cottura all'interno ed è quella che si usa per esempio per fare dei sughi. Oppure anche per fare altri piatti, sempre tipo di antipasto, però per quanto riguarda i caldi. Mentre la bollitura, il liquido di cottura viene eliminato. Questo ha dei pro e dei contro. I pro sono essenzialmente la maggiore digeribilità del piatto, il fatto che possiamo condirlo appunto a crudo, per esempio con un olio extravergine di oliva. Mentre i contro sono rappresentati dal fatto che qualche sostanza nutritiva può appunto perdersi nell'acqua di cottura.
e qui vediamo gamberi, polpo e sgombro coperto da che cosa? Cipolle caramellate. Cipolle caramellate, ecco, sì. Ci incuriosisce questo piatto anche per i suoi colori. Sì. Parliamone. Sì, oltre ai colori questo è un piatto comunque tradizionale e lo sgombro è molto interessante dal punto di vista nutrizionale perché è un pesce azzurro, tradizionalmente anche detto pesce povero o anche pesce verde. E ha appunto la caratteristica di essere tra quelli presentati il più ricco di acidi grassi omega 3 che sono molto protettivi per la salute del nostro sistema nervoso. Grazie alla dottoressa Marina Manieri, grazie ad Alusea e noi cambiamo location, andiamo da Laura Store per le tendenze della moda estiva. Terzo appuntamento con la moda da Laura Store. Buongiorno a Laura Guidotti. Ciao Mila, buongiorno. Oggi l'argomento è quello clou dell'estate, il costume e relativo a copricostume. Allora Laura, quali sono le tendenze? Le tendenze di quest'anno sono fantasie coloratissime, il nero che non manca mai, un po' di animalier come già avevamo accennato la e volta scorsa. E facciamo entrare Petra che porta anche un po' di animalier, la nostra modella. Ma soprattutto quest'anno i costumi sono molto particolari, quindi forme molto decise, un po' audaci, ma veramente originali, come vediamo su questo modello che porta Petra. È una fascia monospalla con uno slip sempre molto particolare. E qui troviamo la fantasia tropicale, che come vediamo qui è riproposta su diversi modelli, come quest'intero sgambato, che è un'altra tendenza che troviamo sul costume. Quindi una sgambatura sul fianco con dei dettagli che lo vanno ad evidenziare. Ma per chi ci guarda da casa e non ha più il fisico da pin-up e quindi ha bisogno di un look meno aggressivo? Certo, abbiamo anche dei modelli che sono adatti per ogni tipo di fisico, magari un po' più contenitivi sul seno e con uno slip che va a slanciare la figura senza scoprirla troppo. Tessuti molto morbidi, quindi che non segnano e valorizzano ogni tipo di corpo. Vediamo anche questo intero con una struttura sul seno, quindi anche per chi ha il seno un pochino più importante va ad essere valorizzato senza scomodità. E invece il copricostume coordinato va sempre di moda? Assolutamente sì, è sempre una cosa molto bella da vedere che le nostre clienti amano particolarmente, come vediamo addosso a Petra questo completino abbinato a due modelli di costume. Questo modello è sempre una novità di quest'anno ed è il toppino, quindi senza fisso dietro, senza laccio, abbinato a una mutandina a contrasto, quindi con una fantasia diversa, e abbiamo la versione triangolo con la fantasia al contrario, opposta. E anche per questo capo ci sono colori standard che non passano mai di moda. Assolutamente sì, il costume nero è sempre un must dell'estate. Quest'anno abbiamo proposto dei modelli un po' particolari, quindi troviamo dei top fatti all'uncinetto, materiale un po' diverso come il velluto con dettagli come scollature profonde e slip a V che slanciano molto la gamba, oppure un intero cutout, come si definisce, quindi con questa scollatura sullo stomaco e incrociato dietro. Come dettaglio inoltre sono presenti degli strass. Quindi il costume da sera, cosiddetto esatto. Costume da sera. E infatti anche il suo copricostume che vediamo indossato da Petra si presta benissimo per andare a fare un aperitivo sulla spiaggia anche un po' più elegante. Sì, quindi il costume che assume anche la funzione di abito da cocktail, abito diciamo assolutamente dopo sì, le sì. Ore a mare. Allora, grazie a Laura Guidotti, grazie a Petra, noi ringraziamo il nostro operatore Alberto Capo e vi salutiamo da qui. Ci vediamo domani a Buongiorno Fitness e qui da Laura Store tra una settimana. Buona giornata.